Nome. Gianluca Mastrangelo. Data e luogo di nascita. Pescara 3/12/77. Professione. Avvocato. Per che lista è candidato? Città in vita e liberamente popolare. Secondo lei la politica è una professione? Può esserlo, ma cioè è vero, ma in parte, non del tutto. Potrebbe essere una professione, ma è importante anche che non lo sia del tutto. Quindi che si rimanga con i piedi per terra e si rimanga un tantino cittadini comuni. Quando è entrato in politica? Perché È la prima volta, è la mia prima esperienza. Perché lo ha fatto? la politica non ha dato risposte concrete, importanti e significative fino ad oggi per Franca Vigna. Cultura generale, che cosa avvenne in Italia l'8 settembre del 1943? E la liberazione? Quante sono le regioni italiane? 22, 3? Qual è la prima cosa che farà se verrà eletto sindaco? Ma ripristinare un dialogo, diciamo così, con i cittadini? Francavilla ha bisogno di un porto turistico? Sì, a patto che la cosa non comporti una, diciamo, non diventi un'opera faraonica che poi diventi un'incompiuta, come insomma pare che stia diventando. Cercheremo di fare il possibile perché non sia un'incompiuta. È giusto che le trivelle di petrolio arrivino di fronte al mare di Francavilla? Bah, non credo, soprattutto perché credo che i pozzi di petrolio davanti a Francavilla non siano dei pozzi tali da poter essere sfruttati per 50, 60, 100 anni, come accade forse nella penisola arabica, dove il petrolio è una vera e propria economia, no? Quindi, insomma, non credo sia anche ai fini diciamo, dell'economia turistica nostra non sia utile, pareggiando, diciamo, mettendo sulla bilancia le due cose, ecco. Cosa ne pensa della vicenda Cosmeg? La vicenda Cosmeg, le partecipate sono state dalla legge messe un po' al bando perché sono risultate essere un po' una ferita per la spesa pubblica. Quindi mi sembra la Cosmeg sia stata messa in liquidazione. La partecipata in sé è sì uno strumento sulla carta efficiente, però a Francavilla si sono rivelate un po' un sistema di spesa eccessiva, fuori controllo, quindi in qualche modo non, probabilmente la messa in liquidazione è stata dovuta anche a questo fatto, ecco. Però sono sicuro che i dipendenti della Cosmeg possano e debbano essere ricollocati anche a seguito di un nuovo appalto presso l'impresa che vincerà la nuova gara d'appalto. Secondo lei Francavilla ha un problema prostituzione? Sì, comincia ad averlo. Come pensa di risolverlo? Ma in qualche modo facendo sì che i proprietari di casa non siano incentivati a dare in affitto le proprie case, i propri appartamenti a chi poi li usa per questo motivo. Da 1 a 10, dia un voto alla passata amministrazione. 5. Dica una cosa che le è piaciuta della scorsa amministrazione. I parcheggi rosa per le donne incinte. Perché la gente dice che i politici sono tutti uguali? Perché i politici evidentemente non hanno fatto nulla per cambiare Francavilla e anche parlando dell'Italia, anche per cambiare l'Italia, insomma, nessuno si impegna a fondo. Lei ha mai cambiato partito? No, è la prima volta che scendo in politica e non sono mai stato dentro i partiti. Secondo lei Berlusconi è un perseguitato politico? No. Cosa ne pensa della riforma della giustizia portata avanti dal governo? La riforma della giustizia mi sa tanto di una riforma con dei buoni propositi, ma applicata in Italia forse al sistema italiano non va a risolvere le vere criticità della giustizia italiana, che sono altre, quindi bisognava puntare su altri aspetti della giustizia. Perché Perché secondo lei in Abruzzo ci sono così tante inchieste che vedono coinvolti i politici? la politica spesso entra in contatto con l'imprenditoria. Scelga tra George Bush o Barack Obama. Obama. Giovanni Paolo II o Papa Ratzinger. Il primo. Andreotti o Che Guevara. Beh, il primo. Sarkozy o Berlusconi. Difficile, però il primo, dai. Ci dica un aggettivo per descrivere Carlo De Felice. Giovane. Daniele Da Mario. Giovane. Antonio Luciani. Un amico? Michele Pezzone. Giovane. Rocco Storto. Impegnato, E adesso si descriva lei con poche parole. volenteroso, Favorevole o contrario all'aborto? favorevole, Favorevole o contrario alle coppie di fatto? favorevole.
Favorevole o contrario all'adozione per le coppie gay? Non contrario. Favorevole o contrario alle quote rosa? Favorevole, ma con delle precisazioni che non faccio ora, ma insomma. Favorevole o contrario alla guerra in Libia? Ma contrario. Favorevole o contrario al legittimo impedimento? Contrario. Favorevole o contrario al voto per gli stranieri? Favorevole se residenti stabilmente in Italia. Ci dica il suo libro preferito. Preferito, L'eleganza del riccio. Ci dica il suo film preferito. Don't Come Knocking di Wim Wenders. Ci dica cosa vuole fare per il turismo di Francavilla. Un vero piano di marketing che sia in grado di portare il turismo come prodotto da vendere, perché quello che non si è fatto finora è questo, cioè il turismo va venduto come prodotto, bisogna studiare una strategia per venderlo. Ci dia un giudizio sul governo Berlusconi. Non buono. Ci dia un giudizio sulla giunta Chiodi. E Ma così così. adesso faccio un ultimo appello ai suoi elettori. Ma io chiedo fiducia agli elettori perché fino ad oggi non c'è stato mai nessuno in politica che abbia messo davanti a tutto Francavilla e abbia messo da parte invece le logiche di partito e di potere. Quindi insomma, datemi fiducia perché in qualche modo c'è bisogno di dare una scossa a Francavilla e c'è bisogno di fare fatti, di portare avanti idee e progetti che per Francavilla oggi non ci sono mai stati, sono stati sempre messi da parte per far spazio invece a logiche di potere e di partito.